Vi siete innamorati della casa giusta, la volete, ma non sapete come fare ad averla al giusto prezzo. Affidarsi a un consulente di fiducia è fondamentale per formulare una proposta di acquisto vincente. Insieme potrete stabilire una strategia vincente che tenga conto di tutti gli aspetti generali e dell'offerta economica iniziale. Vi propongo una strategia interessante, ad esempio, fare un'offerta d'acquisto a prezzo molto più basso di quanto richiesto, ma rendere comunque interessante la vostra offerta proponendo una caparra decisamente più alta e tempi brevi di chiusura dell'affare. Naturalmente, la vostra proposta d'acquisto andrà accompagnata da un assegno circolare intestato al proprietario dell'immobile, ma tranquilli, non verrà mai incassato prima della conclusione dell'affare. Questo assegno rappresenta la vostra caparra, rafforza e dà valore alla proposta. Ma attenzione, non dimenticatevi che le spese non sono finite. Ci sono infatti la parcella notarile, spese bancarie per il mutuo, le imposte da pagare e le provvigioni del consulente. Un consiglio: se la vendita della vostra casa attuale è indispensabile alla trattativa, trovate prima un acquirente e solo dopo presentate la vostra proposta di acquisto. E se proprio non doveste riuscire a concludere quell'acquisto, non demoralizzatevi troppo, ma cercate di migliorare la strategia. Il vostro consulente è qui per questo. Ecco a cosa serve una persona competente che vi sappia guidare nel percorso di acquisto.